Ovvio che è scriptato il Tarim in top deck. Ma com'è giusto che lui top decki le quality scriptata? Se non pesca i quality ha perso. Gioca una Firefly. Ah sì, ok, Rogue. Giustamente, gioca una Firefly, Rogue. Abbiamo bisogno di un Dark Pact. Un Sayer, non lo giochiamo. Mountain Giant. Devo concentrarmi un po' sul gioco, raga, altrimenti perdo 10 stelle oggi. Cosa stai giocando? Sono iniziato con Paladino, ho perso tutte e tre le partite. Ho giocato contro un Cublo, contro un Control Lock, ci sta. Contro un Control Mage, ho giocato male io. E contro un Mirror, ho giocato male di nuovo io. Avrei potuto vincere due partite, invece ho perso tutte e tre. Pazienza, capita. Quindi prossimo turno noi non tappiamo. Poi verremo giù di Mountain Giant, lui non sviluppa Minion, noi siamo contenti. Gioca la seconda Firefly, va bene, non c'è troppissima pressione. Vediamo se gioca i Cold Blood, se gioca Cold Blood è dura. Se va a giocare Cold Blood è dura. Lo gioca, è un maiale. No, gioca un Agent. Un Hellfire, piccino piccio. Cazzo, sono già 3. 8 off lethal, 6 off lethal. Ma lui ha quasi vinto, direi. Vabbè, raga, se ha vinto col Sinister Strike, pazienza, non ci posso far niente, dai. È inutile, non posso giocare Mountain Giant Dark Pact, dai, se ha letale, pazienza. È la sua partita e basta. Naked, il Valfin Slayer, non bene. Non bene, bra. Off. Sono invogliato a giocare Kobold Librarian. Abbiamo bisogno della Spellstone. Purtroppo la Spellstone non la troviamo. Sa che devo giocare Doomguard. Sono 4 danni. Più 2, 6. Devo avere 6 danni di Reach in mano. Non una bella posizione. Giocare Doomguard al posto di Defile. Se avessi giocato, avrei potuto giocare Defile, Spirit Singer, Umbra. Probabilmente quella era la giocata giusta. Mi diminuivo anche di uno un danno. Però in questo modo posso giocare Possessed Lucky e Defile al prossimo turno. Ho preferito tenerlo per il Lucky. Esatto. Crosshair dice un turno difficile. Ho voluto prendere sta linea. Lui contesta board. Perché? Perché contesta board? Non mi è piaciuta qua la sua giocata, ha perso la partita. Non lo gioco il Dark Pact. Gioco il Defile. Tenere Defile Lucky è stato importante in realtà, sai. Il secondo Dark Pact ovviamente mi fa stabilizzare di tanto board e mi permette di fare swing. Non solo, noi non vogliamo giocare sul Kobold. Sì, lo giochiamo sul gigante se tappiamo letale per il turno dopo. Non voglio neanche tappare. Non voglio neanche tappare. Sono ben protetto. Ce l'abbiamo fatta a vincere questa partita, benedetta. Not easy, not easy. Il nostro obiettivo oggi è andare a rank 2. Rank 2 3 stelle, rank 2 4 stelle, insomma. Quando ho visto il Void Lord in top deck non ho resistito. Devo fare sconsiglio. Non ho resistito veramente. Non ce l'ho proprio fatta. Perché ho visto il Void Lord in top deck e mi sono girati con gli occhi. No, no, quando mi ha dato il Void Lord è stato eccessivo, troppo. Mi dai due Doomguard di Mulligan, mi dai anche Void Lord e Lucky. 5-5-5-9. No, è sconsiglio, giochiamo un'altra partita. Living. Giocare questa T1. Non è benissimo. Non è benissimo.
And I'm grieving. That's no goddamn meaning. For no goddamn reason. Hai fatto bene, se poi la perdevi a turno 20, rosicavi ancora di più visto un mulligan. Non ho risposte per Mountain Giant. Non ho niente in mano, come faccio a giocare quella partita? Vabbè, devo giocarla comunque. Tough. Tough, control mage, tough. Tough. Questo Godfrey lo giochiamo quando lui gioca Dragon Collar Alanna. Quindi abbiamo bisogno di Godfrey più un, due, ma più un minion a due punti vita. Quindi il secondo Kobold Librarian non lo giocherò mai. Lo terrò in mano per tutta la partita per Godfrey. Facciamo una roba così, ci sta. Vado ad incastrare delle partite di merda. Io sto giocando Q-Block contro un Control Mage. Dai, molla l'osso. Lascia stare, dai. Andiamo avanti. Per vincere sta partita. Per vincere sta partita contro Control Mage. Per vincere questa partita contro Control Mage, secondo me ho bisogno dell'elmo. Ho bisogno dell'elmo. Ho bisogno di slammare giù Doomguard con l'elmo. Fare le eventuali combo. E trovare un buon valore dal Blood River Gul'dan. La partita sarà lunga. Sarà complicata. Quindi il prossimo turno è Mountain Giant tap, ma non possiamo tappare, solo Mountain Giant. Vabbè, board uncontested, Mountain Giant prenderà o Polymorph o Meteora. Pazienza. Male che lui giochi, male per lui che giochi Polymorph sopra la pecora. Lascia giù l'1-1 su board, interessante, però male che lui giochi pecora sopra il gigante, perché dovrebbe giocare secondo me pecora su altro. Allora, noi abbiamo la sicurezza che esca Doomguard a questo punto. Di questo siamo contenti. Adesso la domanda è come noi vogliamo giocare, se vogliamo contestare questo swinga qua. Va bene, andiamo faccia. Non ha senso prendere e contestare il 2-2. Non devo andare in fatica, quindi non devo tappar tanto. Questo è pericoloso, purtroppo. Molto pericoloso, l'Arcane Kismet. Come lo contestiamo questo? Sta scegliendo il segreto, quindi vuol dire che non hai trovato Mirror Entity. Trovi Potion of Polymorph. Raga, io vado naked. Reggo. Niente, ho dovuto prendere lo Spellbender. On Vaporize, on Ice Barrier. Ho già parlato dei vari nerf, c'è il video sulla pagina YouTube. Devo giocare tempo rogue. Devo giocare tempo rogue. Devo giocare liste più ignoranti. Cazzo, paladino ci ho perso tutte e tre le partite. Non ho mai giocato Call to Arms quasi. Ultimo game, 10 carte left, 2 Call to Arms. Potrei anche giocarla, sai. Non swingo. Sindragosa. Ok. Ho senza paura del Vaporize. Lo prendo. Lo prendo. Lo prendo. Deve polimorfarlo questo. Se me lo vuole togliere. Problema. Ibrido. Sto cubo fa gola su Sindragosa. Il problema è il suo Polymorph. Uno l'ha già giocato. Avrà il secondo Polymorph in mano? Lo scopriremo solo vivendo. That's sick. That's sick though. Lo faccio, raga. Se gioca al Poly, pazienza. Mi espongo tanto. Qua 13 carte. Un Polymorph l'ha giocato in modo abbastanza leggero. È alta la probabilità che abbia il secondo Polymorph in mano. Lo faccio lo stesso, sta giocata. La faccio lo stesso, sta giocata.
potevo aspettare, sono stato un po' frettoloso. Potevo aspettare a giocare Kubo sopra Arfus e Dark Pact. Abbiamo bisogno della Reach e dell'Hero Power. Bisogna proteggere. Non swingo con Doomguard, la proteggiamo. Adesso lui deve clearare. Deve fare un grosso, grosso clear. I minion che mi ha spawnato sono quelli giusti. Due Voidlord e una Doomguard. C'è tutto quello di cui ha bisogno. Vinco di valore con Arfus. Aspetto il secondo Dark Pact e il cubo. Poi decido se usarlo su Arfus o su qualcos'altro. Però tripla carta da Arfus fa male. Non solo. Arfus mi dà... Ok. Ok. That's tough guy. It's a big guy. You're a big guy for you. Quindi, visto che lui non ha più Polymorph, giusto? Visto che lui non ha più Polymorph, a me sembra indicato giocare Kubo sopra la Doomguard, visto che lui non ha più Polymorph. Sbaglio? Secondo me non sbaglio. Secondo me non sbaglio. Grazie Zambo, grazie per i 7 mesi, bentornato nel dojo, grazie per il supporto al canale. Non lo so raga, poi se mi polimorfa, se gioca al terzo polimorph e mi distrugge Kubo, vabbè, amen, cioè nel senso. Fare attenzione a quante risorse utilizza il nostro avversario, è importante. Forse a gufo, la madonna, oh, mi tocchi i coglioni, oh, me la mandi Brucius. Minchia, oh, pure il gufo deve avere, mazza, oh, che gufo della malora che sei, oh. Ma che gufo, ma che gufo, gufo de che, c'ha? Gufo de che? Gufo di sto cazzo, c'ha? Pinna? Va bene, pinna, ti prego, fallo. Ti prego, pinna. Ti prego, pinna. Ti prego, fallo. Ti prego, fallo. Ti prego, fallo. Ti prego, fallo. Ti prego, dammi in top deck faceless. Fallo, ti prego, fallo. Dammi faceless, dai, sì. Dai, Cinzia, dai. Dai, sei un vero gafone. Pinna al cubo. Lurido pezzo di... Perché sei tu Mountain Giant? Rinnega tua madre e non mi rompere i coglioni. Fa paura quel cubo, eh? Te fa paura quel cubo. Lo so che ti fa paura. Non voglio millarmi, non gioco il Mortal Coil. Risky business qua. Sono dato video. Secondo te questo Rogue supera davvero un cambiamento con il nerf? Avere una board di 4-4 sarà più così diversa da una board da 5-5, eccezione fatta per i flame strike. Secondo molti pro... No, cos'è che c'hai? Spellbreaker? Secondo molti pro non sarà così. C'hai veramente Spellbreaker? Cazzo, mi fai perdere così la partita come un coglione. Dai, oh. Mi fai fare una figura di merda se c'hai faceless, se c'hai Spellbreaker, te lo dico. Mi fai fare una figura di merda. Sono tornato ora dall'università, in tempo per vedere un po' di stream. Ciao, bello. Bentornato. Pinghi adesso. Adesso sì, però. Va bene, hai perso. No, 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 no.